Con il restauro della lapide ai piedi dello scalone monumentale che porta alla Sala dei Baroni si apre il programma di iniziative per le celebrazioni del 77° anniversario delle quattro giornate di Napoli. È un progetto realizzato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia che prevede in città la manutenzione straordinaria di 11 epigrafi in memoria dei caduti. È importante, l'ho voluto l'Ampi Nazionale ma l'abbiamo voluto anche fortemente come amministrazione comunale, che i muri della nostra città raccontino la memoria storica e una memoria così importante di liberazione dal nazifascismo e dalle idee di violenza, di odio razziale, in un momento storico come questo evidentemente con ancora più forza. Con oggi si aprono le celebrazioni delle quattro giornate di Napoli, che avranno luogo in tantissimi posti della città, chiaramente nei posti più significativi delle quattro giornate, ma anche con un evento che abbiamo costruito per domenica sera, domenica 27, in cui cercheremo di legare quella che è stata l'esperienza della resistenza della nostra città, quella del 1943, alle resistenze contemporanee. Premieremo con una sorta di riconoscimento simbolico, perché chiaramente in tempo di Covid dovremmo farlo con un collegamento in streaming, il papà di Lorenzo Orsetti, detto Orso, il ragazzo antifascista ammazzato in Siria circa un anno fa dall'ISIS, che combatteva a fianco delle truppe di liberazione curde. Domenica 27 settembre è in programma, a cura di Artes, la ditta che ha eseguito il restauro, la visita ad alcune delle lapidi già ripristinate che raccontano la storia della resistenza delle quattro giornate nei rioni Sanità e Mater Dei. Napoli con orgoglio ricorda e rivendica di essere la prima città d'Europa a liberarsi con una rivolta di popolo dall'oppressione nazifascista. Lo fece nella fine del settembre del 1943, come sta scritto là, 27-30 settembre 43. Come sapete la liberazione avviene il 25 aprile del 1945, quindi Napoli si è schierata. E devo dire, in questi anni, poi in particolare con la nostra amministrazione, con l'Ampi che ringrazio, col suo presidente Antonio Amoretti, abbiamo visto crescere in città quella resistenza continua che nasce da là. Quindi quello spirito libertario, la lotta per la giustizia, la fratellanza, l'uguaglianza contraddistinguono sempre di più la vita di questa città. Quindi abbiamo un'identità antifascista forte. La rivendichiamo e lottiamo in questi momenti e in questi periodi così difficili per costruire un mondo in cui la fratellanza sia il collante tra i popoli.